Jacopo Corci, senti, parto dalla partita e ti chiedo, vista dalla porta, insomma, che partita è stata? L'avete ribaltata e poi nel finale è stata una partita combattuta dove loro hanno trovato gol su un episodio, su un nostro infortunio. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi, poi con l'episodio del rigore a andare in vantaggio, poi a 5 minuti dal termine non possiamo prendere un gol del genere su una rimessa laterale. C'è il tuo zampino in positivo nei primi 15 minuti più o meno, perché hai subito sullo 0-0 salvato due gol che sembravano fatti, anche quello vi ha tenuto in partita, poi siete sì andati sotto, l'avete ribaltata e ti sei ripreso anche un po' la porta della primavera tu. Sì, vi siete scambiati molto anche con Mitrovic, c'è una bella coppia in questo senso. È stato un bel dualismo quest'anno con Alexander e sì, poi i primi 15 minuti sono stato molto coinvolto in porta, poi durante l'arco di tutta la partita, cioè, ci sono state poche occasioni per fare altre parate. I gol sono venuti da due episodi, da palle laterali, in cui tutto il reparto, me compreso, potevamo far meglio. E non mi nascondo dietro un dito, cioè oggi c'è il tuo zampino, c'è quello di, per esempio, di Luca Delle Piane sul rigore procurato, certo. Siete due ragazzi che poi sono anche tifosi del Genoa, prima ancora che giocatori. Che importanza ha la partita di giovedì prossimo per voi? In una stagione per noi, che... Per noi, me, Luca, Pietro, Vassallo, essere cresciuti qua è solo il dovere provare a salvare questa squadra dopo 12 anni che ci hanno fatto crescere, è il nostro dovere portare a casa la salvezza. Allora noi facciamo in bocca al lupo e vi seguiremo molta attenzione giovedì. Grazie. In bocca al lupo. Grazie.